Ciao ragazze, Collister quest'anno compie 30 anni ed insieme ad Ethos Profumerie ha deciso di organizzare un concorso dedicato a tutte noi appassionate di unghie. Il concorso è Scatena la tua nail art con Ethos Profumerie e Collister e lo trovate al sito www.ethos.it dal 29 aprile fino al 12 maggio 2013. In palio ci sono ben 3 buoni da 50 euro da spendere in prodotti Collister solo da Ethos Profumerie. E partecipare è davvero semplice, infatti ispirandovi ai tutorial che vedrete tra poco, dovrete caricare nel sito le foto delle vostre unghie decorate con lo smalto effetto gel e l'art pen di Collister. Potrete caricare fino a 3 foto, comunque il regolamento è spiegato molto bene nella sezione dedicata nel sito e quindi lo potete trovare lì. E adesso possiamo passare ai tutorial. Buona visione! Ho già messo la mia base 3 in 1 di Collister. Vado ad applicare lo smalto effetto gel numero 560 viola ammaliante. Questo tipo di smalto è molto fluido e lo speciale pennello arrotondato e corto permette una stesura facile anche per le meno esperte e per chi non ha le unghie lunghissime. Anche con una sola passata l'effetto è davvero coprente, ma ne applico una seconda per intensificarne il colore. Come potete vedere, le unghie sono davvero brillanti e lucide, come se avessimo messo uno smalto semipermanente. Quando lo smalto è completamente asciutto, prendo l'art pen di Collister per iniziare la mia nail art. Prendo l'art pen di Collister rosa. Questa penna ci permette di realizzare delle splendide nail art anche se non siamo delle professioniste, vista la facilità di impugnatura, la sua precisione e la sua intensità. Dopo aver fatto le 2 linee, disegno dei puntini rosa. Ho fatto asciugare perfettamente il prodotto e adesso applico il top coat effetto gel e volume che trovate nel kit assieme alla penna per proteggere lo smalto e per avere ancora più lucentezza e un effetto 3D. Il tutorial è finito, buona fortuna a tutte!